dorme qui alla camminuccia qui su questa parte. Dove dormi? Dove dormi? Basta! Basta! Sono scesa, sono andata a casa di mia figlia e c'erano i zingari dentro. Hanno rubato i soldi e l'oro. Lei si sente tranquilla in casa? Adesso mi sento tranquilla, mi chiudo dentro, mi sbarro. Io quando esco nascondo le chiavi e i soldi li nascondo, magari nella scarpa, però adesso ci penso due volte. Ho messo la porta blindata. Certo che sono tanti però. Roma, siamo alla Camilluccia, quartiere bene della capitale. In quest'ultimo periodo però quest'angolo di paradiso è stato violato dall'incuria e dal degrado. I residenti devono fare i conti con l'abbassamento del livello di sicurezza. Hanno sradicato le feriate, le finestre proprio qui al primo piano, qua vicino. Insomma è un bel lavoro, fai rumore, devi essere un bel po' di persone, quindi è un lavoretto impegnativo diciamo. Nonostante la Camilluccia sia una zona signorile, sede di ambasciate e di alte cariche istituzionali e manageriali, in alcune ore del giorno rom ed extracomunitari frugano tra i cassonetti dell'immondizia. Si armano di carrelli per la spesa per riempirli con vestiti griffati, scarto di famiglie abbienti o cianfrusaglie di ogni genere che trovano in giro. I degradi sì, sempre gli stessi. Che chiede nell'elemosina. Fuori dai supermercati, agli angoli delle strade, fuori dalle chiese, chiedono spiccioli, a volte con tono remissivo, altri invece pretendono che il passante metta mano al portafoglio. Ti prego, vai a lui. Ma da dove viene? Ti prego, mi fai piacere per fare scherzando con me. Le forze dell'ordine a volte non bastano e anche qui, in uno dei quartieri più ricchi di Roma, la gente ha paura. A casa mia molto spesso mi arriva qualcuno che non apro e mi dice che è raccomandate, cose del genere. Io dico sì, va bene, allora vuole venire su, me la mette sotto la porta, spariscono.